Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti stasera. Serata organizzata dalla Lega Nord, serata organizzata, credo essere organizzata dalla maggioranza dei cittadini italiani, perché l'argomento bad in, crisi bancaria, pochi sanno cos'è, lo spiegheremo stasera, lo capiremo stasera, crisi bancaria, ma anche sui nostri soldi, il sangue che circola e che tiene in vita un sistema economico. E quindi grazie alla Lega che ha organizzato questa cosa. Stasera la Lega si impegna non soltanto a organizzare serate come questa, ma tutti i giorni sul campo per cercare di almeno lottare contro chi ci amministra, poi sentiremo anche come ci amministra male, e creandoci danni, ma soprattutto creando un senso di non democrazia che oggi è più palpabile che solo nella mente, nelle idee delle persone che potrebbero essere scambiate per dei visionari. Quindi presento la serata, Bad-in crisi bancaria, ringrazio e presento il segretario della Lega Nord, Filippo Panini, che ci aiuterà anche lui stasera a capire non solo questa crisi, ma anche capire l'aspetto della Lega, che cosa fa la Lega, come interviene la Lega, quantomeno far capire il problema, e chiedo a Panini una domanda. Uso delle parole serie, che non sono neanche da me. Ricordo di aver letto da Aristotele che la democrazia c'è quando la tocchi, quando la vedi, quando la senti. Se non c'è democrazia, non c'è che ne parliamo, una finta democrazia. Quindi dico a Panini, in un mondo che a me pare non democratico, come arriviamo da lì? Cioè, perché se mancano dei soldi ci li devono mettere chi? I piccoli, cioè quelli che non c'entrano. Ma chiaramente io l'intervento che faccio sarà moltissimo, perché il relatore non sono io stasera, io ringrazio la gente che è venuta qua. Voglio ricordare a tutti che io, come tutti il relatore tanti anni fa, perché l'ho letto casualmente, che mi è stato regalato un suo libro, posso dire che questa cosa cambiò la mia vita completamente, in quanto io venivo da un'idea dove la banca centrale era sotto il controllo dello Stato, la moneta era sotto il controllo dello Stato, quindi da questo libro imparai delle cose che mi stravolsero. Nel momento stesso che imparai queste cose pensavo di poterle divulgare fermando tutti i miei amici, dicendo guarda le cose sono così, e mi resi conto che era che le cose sono molto più complesse, la gente è assente, la gente non si interessa di queste cose, quindi fu uno chiaramente dei cavalli di battaglia che mi spinse ad avvicinare alla Lega Nord, poi fino a arrivare appunto a diventare segretario. Quindi questa forse è stata la motivazione fondamentale, quindi io devo tutto quello che ho fatto fino adesso dentro il movimento, lo devo a questo signore qua che ho conosciuto stasera per la prima volta, il quale ha scritto queste cose, mi hanno praticamente aperto la mia coscienza, perché sostanzialmente ricordiamoci che è un problema di coscienza, noi ci accorgiamo delle cose in funzione dello sviluppo della nostra coscienza, man mano che questa si espande noi vediamo le cose attorno come funzionano e in base a queste cose abbiamo una reazione. La mia reazione fu quella di fermare tutte le persone e dire guarda che il mondo è completamente diverso, ci stanno massacrando e dobbiamo unirci e cercare di fare qualcosa. Quindi io sono con voi questa sera per cercare di trovare delle persone con le quali trovare una guerra da combattere insieme, non tutte le guerre, ma una guerra da combattere insieme. Quindi io ringrazio tutti perché siete venuti qua e soprattutto ringrazio il relatore. Grazie Panini, scusi, incalzo un secondo, ma questo suo senso di insicurezza, di voler comunicare con gli altri quello che non sta bene, è un senso di mancanza, di è un senso, c'è la Lega dà più libertà certa di fare chiarezza su certi ma io prima di arrivare in Lega ho chiaramente sondato diversi movimenti e la Lega Nord lascia una discreta libertà intellettuale. Chiaro che non è che tutti possono dire quello che pare, quando gli pare, che siamo una famiglia, come tutte le famiglie devono essere organizzate, però diciamo che è l'unico movimento che si basa sui concetti fondamentali che sono la libertà intellettuale delle persone e soprattutto
la possibilità per un piccolo territorio di avere il sopravvento su un grande territorio. Questa cosa... È una rivoluzione che viene dal basso. Esatto, questa cosa è il cavallo di battaglia del federalismo, che è una cosa che in questo momento forse non è seduta dagli italiani, per una serie di motivi che sono di moda, però se io sono qua è perché credo che le unità locali devono avere il sopravvento su uno Stato centrale. In questo momento lo Stato centrale si sta allontanando molto di più, una volta era Roma, adesso si sta spostando a Bruxelles, quindi più si allontanerà da noi, peggio sempre sarà, perché sarà impossibile cambiare le cose. Quindi, quanto meno controllare. O perlomeno interagire, noi dobbiamo cercare di interagire. Se riuscissimo a cambiare l'Europa in senso federale vero, a me l'Europa non va benissimo, io non sono contro l'Europa. Sono contro l'Europa però che è basata su una commissione la quale si riunisce a porte chiuse, e cambia la nostra vita sul paese, questo chiaramente non sta bene. Mi piace il suo far chiarezza sul interloquire, intervenire in queste decisioni. Presento anche l'avvocato Vladimir Antonio, che non solo è membro della Lega, non solo ci presenterà in parte tecnicamente, o quantomeno la legislazione che è dietro questo concetto di Velin, e chiedo ad Antonio crisi, bolla, speculazione, bailout, quantitative easing e poi bailout. Sì, allora, innanzitutto grazie ancora agli intervenuti e chi è venuto qui stasera. Io vorrei introdurre, se mi è permesso, l'ospite, l'avvocato della Luna, di cui mi onoro di essere un collega, avvocato che esercita la propria attività a Mantova. Vorrei anche fare una domanda, e la faccio a me stesso e la faccio a voi. Perché un incontro sul bail-in? Che cosa interessa alla gente del bail-in? In realtà questo è un argomento di estrema importanza, perché abbiamo letto sui giornali che di recente quattro banche sono rimaste coinvolte in grave dissesto. Queste quattro banche, definite tra virgolette locali, sono la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca delle Marche S.p.A., la Banca Popolare dell'Etruria e la Cassa di Risparmio di Chieti. Quindi la domanda che tu mi hai fatto, come arriviamo al bail-in? In realtà io ritengo che, e poi sarà meglio di me l'avvocato della Luna a rispondere, arriviamo al bail-in attraverso un processo, a mio parere, di colonizzazione dell'Italia, che ci vede un ruolo subordinato rispetto all'Europa. Quindi il bail-in rappresenta lo stadio, un ulteriore stadio di una normativa che ci è stata imposta dall'Europa. Ricordiamo che si dice adesso appunto decreto, è stato detto decreto salvabanche. In realtà decreto salvabanche però non ha salvato i risparmiatori, perché sappiamo che 120.000 famiglie a cui erano stati, adesso cifra più cifra meno, almeno così ho letto dai giornali, a cui erano state date obbligazioni subordinate, quindi obbligazioni a rischio, per cifre dovrebbero essere 800 milioni più o meno di euro, ho letto sui giornali, poi mi correggerà se sbaglio, hanno perso i loro risparmi, perché attraverso questa procedura del bail-in si è deciso di salvare le banche azzerando di fatto il capitale sociale di queste banche, e quindi i soci e azionisti di queste banche che sono proprietari del capitale sociale non hanno avuto in restituzione i loro risparmi, e così pure per le obbligazioni che ad alto rischio che sono state date a risparmiatori spesso ignari, a cui non era stato spiegato in maniera sufficiente che tipo di obbligazioni erano. Quindi questo è il quadro generale che poi illustrerà. Se io vorrei dire due parole di più, scusi. No, io vorrei ringraziare su una cosa, ma questo è tutto molto chiaro. Ma lei salva o difende un cliente? Io una volta forse è capitato di salvare uno che si era lanciato un burrone. Io salvo le banche, perché le banche vanno salvate? Cosa hanno combinato per dover necessitare un salvataggio? Allora, le banche sono state salvate perché
ovviamente si dice il mercato è padrone, però tuttavia in questa situazione sono state salvate le banche con un decreto emesso dal governo Renzi nel novembre del 2005 per ottemperare, diciamo, a questa normativa del bail-in. Sono state salvate le banche perché si dice in buona sostanza che ciò che avviene a questa normativa è la salvaguardia del sistema creditizio. Però alla fine chi si rimette sono sempre i risparmiatori. Io vorrei dire una cosa in più prima di introdurre, ho rubato già troppo tempo. Il bail-in, in realtà, che cosa vuol dire bail-in? Non è facile comprenderlo. Per me, che sono un avvocato, che ho spesso a che fare con la lettura di provvedimenti legislativi, devo dire che ho fatto molta fatica a orientarmi nella ridda di provvedimenti, tra cui la direttiva del 2014 dell'Unione Europea che ha imposto il bail-in, il decreto legislativo che l'ha recepita in Italia e il decreto legge del governo Renzi. Si tratta di una normativa di estrema difficoltà. Il principio base comunque di questa normativa è che chi detiene gli strumenti finanziari più rischiosi contribuisce in misura maggiore al risanamento interno di una banca. Quindi la ratio qual è? Siccome il motivo politico, che a mio parere il motivo politico è quello di vietare gli aiuti di Stato, perché si dice in buona sostanza l'Europa, il famoso mantra del ce lo chiede l'Europa dice siccome gli Stati sono estremamente indebitati, non ci sono più possibilità per salvare le banche, per risanare le banche, per fare aiuti di Stato, d'ora in poi, in buona sostanza, le banche dovranno attuare questa procedura di risoluzione, quindi risanare attraverso questa procedura interna. È chiaro che alla fine a pagare sono sempre i soggetti più deboli, cioè i risparmiatori. Ha già nominato due malati, lo Stato con il suo debito e le banche, lo Stato già ci pensa, il piccolo cittadino, adesso ci pensa anche con le banche, speriamo che i malati siano solo due. No, il malato è anche la Costituzione, perché la nostra Costituzione dice, l'avvocato Pellegrino lo confermerà, l'articolo 47 della Costituzione dice che lo Stato, la Costituzione, il risparmio è tutelato dallo Stato, quindi lo Stato, la tutela del risparmio costituisce un bene di rilevanza costituzionale. Pertanto nel momento in cui noi recepiamo criticamente questi provvedimenti che provengono dall'Unione Europea, in realtà noi attuiamo una politica che è anticostituzionale. Abbiamo un pezzo ulteriore di sovranità. Io vorrei, se mi consenti, presentare, finire, non rubare troppo spazio al nostro illustre ospite. Perché lo abbiamo voluto invitare qui stasera? Perché l'avvocato della Luna è tra coloro che prima in Italia ha avuto il coraggio e anche la coerenza di criticare l'Europa e di criticare il sistema euro. Vorrei sottolineare che lui nel 2005, già nel 2005, scriveva libri come Euroschiavi, nel quale delineava in maniera assolutamente chiara quello che era l'attuale sistema eurocratico. Mentre ben rammento io che in Italia ben poche forze politiche, forse quelle un po' più minoritarie, criticavano l'euro e criticavano l'Europa. Anzi, talune forze politiche dipingevano l'Europa come l'Eden e ci dicevano che l'avvenire sarebbe stato luminoso. Così non è stato, e l'avvocato della Luna nel 2005 già questo lo aveva previsto. E io a questo punto aggiungo solamente che è stato grazie al tema dell'euro che nel 2014 la Lega Nord ha risollevato la testa e si è rilanciata, e pertanto questo è un tema che dovremo sempre tenere presente tra i nostri punti programmatici, perché la battaglia per la sovranità è una battaglia fondamentale che ci distinguerà dalle altre forze politiche per i prossimi anni a venire. Io avevo tante cose da dire, me le sono un po' dimenticate, non voglio rubare spazio al nostro illustre ospite e gli lascio la parola. Si può attivare questo microfono? Poi già arrivo.
certo. Mi fa molto piacere aver notato che tutti e tre i signori che hanno parlato prima di me hanno cercato il filo conduttore, il filo evolutivo che parte dalla costituzione dell'Europa, dell'Unione Europea, dall'introduzione dell'euro e che arriva al bail-in. Mi fa piacere che ci sia la percezione di un collegamento tra le varie operazioni, le varie trasformazioni che sono state compiute. Ancora di più mi fa piacere che sia stato apprezzato il mio abbastanza precoce coming out, come si dice oggi, scettico, anzi demistificante sull'Europa. In realtà il mio primo libro in cui affrontavo queste cose, che è andato ormai esaurito, si intitola Le chiavi del potere, come legittimarsi con l'illegalità e restare per sempre ricchi, innocenti e democratici. Ed è scritto nel 2002 e credo che sarebbe meritevole di una ristampa oggi. Questo libro parte da un'analisi della costruzione dei miti culturali, della manipolazione della coscienza collettiva che sta alla base anche dell'edificio europeo e monetario europeo. Una costruzione che io decostruisco, riconosco, analizzo, radiografo, decostruisco, avvalendomi innanzitutto delle altre mie competenze. Io sono laureato anche in psicologia e ho affrontato i miti politici, culturali, giuridici come quello dell'Europa, della moneta unica, con qualche strumento diverso da quelli dell'analisi puramente finanziaria ed economica. Peraltro devo far presente che sin dall'inizio di questa mia attività, nel 2003 circa, ho avuto il piacere di una collaborazione con il qui presente Marco Saba, un amico che pure ha contribuito non poco alla scoperta, alla messa a fuoco di meccanismi occulti del regno delle banche sui cosiddetti popoli sovrani. Bailout e bail-in. Prima di prendere le mosse dalle origini remote, facciamo questa distinzione, perché il cervello vostro lavora attraverso distinzioni, i significati si mettono a fuoco attraverso distinzioni. Cos'è il bailout e il bail-in? Il bailout è quello che è avvenuto poco in Italia, molto poco, 4 miliardi, quindi un po' di passi insieme, molto di più in altri paesi, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, in cui lo Stato è intervenuto, è diventato provvisoriamente socio, ha messo soldi nel capitale di banche e altre istituzioni finanziarie, società finanziarie, istituzioni finanziarie, enti semipubblici, per farli uscire da una situazione di insolvenza. L'insolvenza. Non semplicemente di liquidità, l'insolvenza strutturale che andava sanata dalle fondamenta. Questo lo dico però con la riserva di chiarire che lo stato di insolvenza era solo apparente, è falso. Invece altre volte non è intervenuta. La mano pubblica non è intervenuta come nel caso delle Lehman Brothers, che è stata lasciata fallire dopo una lunga agonia e dopo che fino al venerdì precedente, il lunedì del fallimento, l'associazione Battichiari, che è un'emanazione dell'associazione bancaria italiana, ABI, faceva esporre alle banche aderenti, nel prospetto, obbligazioni Lehman Brothers a basso rendimento e a basso rischio, fino al venerdì precedente. Personalmente ho avuto una causa in cui ho chiesto e ho ottenuto transattivamente l'intero rimborso dell'investimento in obbligazioni da Lehman Brothers contro il consorzio Battichiari. Ecco, no, contro una banca, con la banca, non il consorzio.
Bene, il bailout appunto è quando dall'esterno metto soldi, lo Stato mette i soldi per evitare il fallimento, mette i soldi nel capitale. Il bail-in, come ha introdotto il collega, è una, non direi un risanamento perché la malattia rimane, ma una, dà una nuova vita, una continuità operativa, una nuova vita alla banca, sfruttando le sue risorse interne. Allora, la banca è una società, società di capitali. Come società di capitali ha dei soci di capitale, che sono gli azionisti. E l'azione è anche un titolo di credito verso la banca, che il capitale sociale nello stato patrimoniale è passivo, è un debito. Il debito è del soggetto, della sua società verso gli azionisti. Allora, per prima cosa si dice, beh, tu hai voluto diventare socio di quella banca? Se hai voluto diventare un socio, hai voluto magari anche il diritto di voto? Bene, allora siccome tu hai dato la tua fiducia, hai messo i soldi nel capitale, sei diventato socio, quindi hai assunto anche un potere, perlomeno virtuale, di gestione, tu per primo perdi il tuo credito. E la banca così incomincia ad alleggerirsi. Cioè ad alleggerire la propria posizione così debitoria. Poi non basta azzerare il valore delle azioni o trasformare in obbligazioni, non basta, bene, allora mettiamo mano alle obbligazioni, cominciando da quelle subordinate. Tu, obbligazionista subordinato, hai voluto prendere un'obbligazione subordinata che rende di più? Sai che rende di più perché rischia di più, perché hai accettato, lo sapevi? E allora è giusto che tu perda il tuo credito prima di altri. C'è una logica in questo. Se poi l'azionista, l'obbligazionista subordinato dice sì, ma io l'ho acquistato perché l'impiegato che era retail, l'impiegato che mi gestiva, mi ha detto che erano sicuri. Bene, allora vai a controllare se quell'impiegato, che funzionario ha seguito la prassi, che ha fatto compilare, che ha fatto fare il profilo di rischio, eccetera, eccetera, tutte le normative devono essere soddisfatte. Se si è comportato male, allora la banca risponde. È un altro paio di maniche, sei stato ingannato. Cosa che avviene frequentemente, perché l'impiegato, il funzionario di banca, ha gli incentivi a vendere gli strumenti finanziari, soprattutto le obbligazioni delle banche, le polizze digitali, tutta la compagnia di titoli costruiti, difficili da capire. Quindi si trova in conflitto di interesse. Quindi cerca di fregare. Recentemente a una riunione di funzionari di una grande banca, il direttore, cioè il responsabile delle vendite e dei collocamenti, ha detto: voi dovete fare come i venditori delle concessionarie automobilistiche. Voi dovete vendere, non preoccupatevi di capire o di far capire, vendete. Cioè collocate l'obbligazione delle banche, le polizze digitali, tutto quello che risolveva. Scusi, dottore, non se ne interrompo, però lo capisco benissimo, ma mentre il fallimento Enron, quello che abbiamo prima, la Paypal, che era espressione delle proprie azioni in banca, poteva avere una logica aziendale, mi sembra che le banche lavorino all'interno di un'industria vigilata. Vigilata da loro stesse. Questo è il punto. Il Monte dei Paschi di Siena ha fatto l'acquisizione di Anton Veneta, in cui ha perso più di 10 miliardi, con modalità molto accelerate, con controlli ridotti, senza la due diligence, eccetera, e le autorità di vigilanza non sono intervenute. Perché? Perché innanzitutto la Banca d'Italia, come sostanzialmente azionista e partecipanti, ha le banche stesse. E in secondo luogo perché è un'operazione di dimensioni tale da diventare politica. Non bastano gli obbligazionisti subordinati, quelli che le obbligazioni di rischio, diciamo, bene, allora tocca agli altri obbligazionisti. E poi, se non basta nemmeno questo, tocca ai correntisti, meglio ai depositanti, anche i libretti al portatore, i libretti di risparmio sono soggetti potenzialmente al bail-in, cioè al taglio.
si dice il limite fino a 100.000 euro sono protetti. Poi non è chiaro se il 100.000 euro, perché il monte di tasso di Siena dice una cosa, le situazioni generali dicono un'altra, se il 100.000 sia per singolo deposito, per singola banca o per singolo depositante. Secondo il testo normativo è per singolo depositante, ma per singolo depositante in singola banca o in tutto? Cioè se io ho tre conti da 40 mila euro, vengono considerati tutti insieme 120 mila euro, quindi 20 mila euro non potenti, oppure singolarmente? Questo non è chiaro, non si sa. Quindi insomma, il bail-in ha una sua logica. I creditori, i vari creditori, secondo le categorie di decrescente rischio, l'azionista al depositante, vengono sacrificati per salvare la continuità della banca. C'è una logica. Ma ci sono alcune ingiustizie. Innanzitutto, però, c'è una illogicità, un effetto controproducente. Sapere che si rischia, sapere che il deposito non è garantito, che l'obbligazione è soggetta a queste cose, alza i rendimenti, cioè io sono disposto a comprare l'azione o l'obbligazione se mi rende di più, perché il rischio aggiuntivo deve essere pagato, remunerato con un rendimento aggiuntivo. Ma soprattutto ci sono obiezioni da fare sul piano giuridico costituzionale, come già accennato il collega Baldini. In primo luogo l'articolo 47, la tutela costituzionale del risparmio, ma anche l'articolo 42, la tutela costituzionale della proprietà, che sostanzialmente ha detto un ex, più di un ex, il magistrato della Corte Costituzionale, lo Stato non può dire tu azionista adesso non hai credito, annullo giuridicamente il tuo titolo di credito, di partecipazione, annullo la tua azione, tu obbligazionista sei annullato, o tu azionista adesso, no, tu obbligazionista vedi il tuo titolo convertito in azione. Io ho sbagliato perché mi ero detto azione convertita in obbligazione, no, perché non non lo può fare perché è un esproprio. È un conto perché io perdo i miei risparmi perché la banca fallisce, oppure perché ho investito in azioni e l'azione va a zero. È un dato di fatto. Io rimango creditore di una quota di capitale sociale in base alla mia azione. Il mio credito esiste ancora giuridicamente. È un altro conto se lo Stato interviene e dice no, io questo credito problema lo tolgo per far andare avanti la banca. Ma c'è un altro aspetto di ingiustizia e di illogicità insieme, ed è che le banche vanno male perché sono gestite da soggetti che le spremono per arricchire se stessi in compari e per sostenere soggetti anche politici, per fare favori politici. In Italia, quando sono in Italia, e se dite che hanno avuto casi esterni, sono banchieri truffatori che hanno fatto operazioni che hanno mandato a cambiare le banche. E poi questi banchieri truffatori se ne sono usciti con grandi bonus, senza alcuna sanzione penale, e magari hanno assunto ruoli nei governi.